Ok. Dopo questa festa meravigliosa di questa mattina, in Confcommercio ad Ascoli Piceno, con la FNAC della provincia di Ascoli Piceno, ringraziamo questi due grandi artisti che ci hanno allietato per mezza giornata. Quindi la prima parola va alla destra a Angelo Carestia, grande imitatore. È stata un'occasione bellissima per condividere, a parte questo pranzo meraviglioso, ma soprattutto condividere le mie esperienze di vita, il mio percorso artistico con tutti gli agenti di commercio e quindi spiegare tutto quello che ho dovuto fare, e abbiamo riscontrato tante analogie con il mestiere appunto dell'agente di commercio. Quindi io ringrazio tutta la congregazione, l'associazione, di avermi dato questa possibilità. Grazie. E come direbbe Galeazzi, che direbbe? Galeazzi. Galeazzi parlerebbe praticamente alla fine di questo fantastico, di questo fantastico pranzo, ma se ho mangiato tutto, sono spazzolato tutto, ho mozzicato pure quattro piatti. Grazie, Angelo Carestia è un grande imitatore. Alla mia sinistra c'è Frate Mago, un personaggio incredibile, ricevuto tre volte dal Papa, basta dire questo, ha scritto un libro, Maurizio Costanzo, I fatti vostri, personaggio di statura nazionale in assoluto. Grazie Padre Gianfranco per quello che ci hai dato oggi, grazie mille. Non è facile dire due parole a conclusione di una giornata stupenda, organizzata magnificamente dal presidente della Concommercio Tullio. Siamo stati prima a mangiare la parola e poi il cibo. Due momenti di convivium. Uno, la parola, la conoscenza, chi c'è accanto a noi, l'esperienza di un altro, la comunicazione della vita e dei prodotti da far conoscere e le modalità anche di comunicazione tramite un prodotto. Veramente è stata scuola nella quale sono stati inseriti due momenti, uno magico e uno artistico, comico, laddove anche Totò ci ha raccontato la bellezza della vita e ci ha detto camminiamo insieme, parlando della livella del futuro, ma ha voluto narrare anche oggi camminiamo insieme perché siamo proiettati verso la bellezza di quello che siamo, la mano nella mano. Poi Tullio ha organizzato un pranzetto con gli amici. Un convivium. Guarda come se l'è ricordato. La parola latina. Sono tuo discepolo. Sottolinea che senza convivium non c'è l'uomo. Perché è solo dell'uomo il convivium. Il pasto da solo è degli animali, è del lupo. Lo dicevano gli antichi romani. Per cui una condivisione di vita deve avere sempre una conclusione tramite i cibi, i prodotti della nostra terra. Qui in Ascoli si mangia veramente bene. Tullio ha trovato un locale per ritrovarci, per raccontare le nostre storie e dirci camminiamo conviviali, non solo nel pasto, ma anche nella proiezione di progetti per il futuro. E lo ringraziamo e viva la FNAC, viva l'agente di commercio. Avete visto che agenti di commercio? Questi se si mettono a fare gli agenti di commercio non c'è più spazio per noi, ragazzi. Ciao a tutti, grazie. Ci hanno dato Gesù Cristo.